Io mi sento veramente una parte integrante di questa, una piccola parte di questa società e sto facendo un diario su questa società. E io dico sempre, non si scatta con l'apertura del diaframma, ma quando apri il cervello, il diaframma del tuo cervello, allora lì cominci a scattare meglio. Non è, la quantità di luce entra di più nel cervello che nella macchina fotografica. Sono uno che programma molto il lavoro, nel senso che la progettualità per me è una fase molto importante, ma a me nascono spesso leggendo un libro o partendo da un testo, mai da un'immagine vista. Una sfida che sto facendo da 2 anni, questo è il progetto che si chiama Onore al Nero, è che sto provando la riscrittura della storia dell'arte attraverso la fotografia e l'arte, e che non è una cosa nuova, però non è mai stata fatta in un modo così completo. L'arte antica e l'arte contemporanea sembra che siano tanto diverse. In realtà era contemporanea anche l'arte antica quando è stata fatta. Però bisognerebbe avere anche punti di vista nuovi per guardarla e dare stimoli nu nuovi. L'arte ha, secondo me, il compito di dare stimoli alla ricerca, a fare molte domande a chi la vive, a chi la vede. Non dare risposte, io non riesco a dare risposte, forse la filosofia o la medicina o la scienza dà risposte, ma l'artista deve far sorgere tante domande, secondo me. Onore al Nero è nato leggendo due cose in realtà, uno Rousseau del Settecento, l'uomo selvaggio, che poi incalza benissimo sulla società contemporanea, perché il nero in realtà è il colore più generoso, perché quando uno sta male si chiude nell'ombra e spegne la luce. E il nero ha un potere a livello per un fotografo. E il bianco tutti pensano che sia il colore per i fotografi, no, perché respinge tutto il colore, quindi riesce a captarlo attraverso la macchina. E il nero le accoglie tutto, quindi è molto generoso il nero. Mi interessava riscattare il nero ha come simbolo la parte debole, la parte più che è stata battezzata negativa nella società. E lo faccio attraverso un colore, ma potevo farlo anche attraverso altre cose, ma io poi so usare la macchina fotografica. Sono figlio di due culture e non avendo una cultura molto precisa sono un po' schizofrenico. Finito un tipo di progetto io mi butto in un altro che è completamente opposto, che sembra diverso, sembra. Poi in realtà poi scopro che ha la stessa matrice alla fine, è quella del diverso e del debole. Ma non è un lavoro sociale, è dichiaratamente sociale, lo è, perché l'estetica senza etica non può esistere, no? Però non mi piace l'etica gridata, la rivoluzione gridata non ha senso, bisogna che sia molto sussurrata. La condivisione delle colpe. Per me è importante nella società imparare la condivisione delle colpe, Cosa non molto interessante. indossare la colpa all'altro, è la condivisione delle colpe. Io credo che il nostro dovere è pensare anche a quello che viviamo oggi e ognuno deve pensare a quello che vive oggi. Ma questo non fa sì che diventi, se il lavoro poi potente è veramente, è vero, diventa classico, ma questo non è un difetto, anzi è un pregio, secondo me. Io poi sono molto legato, devo dire la verità, all'arte antica, molto tanto legato, nel senso che cioè, mi emoziono tantissimo andare al MoMA, ma mi emoziono anche tantissimo quando vado a San Pietro. Cosa ti ha dato il tuo maestro rispetto all'inizio del tuo lavoro? Beh, forse rispettare le proprie idee, forse, di non cadere sempre nelle trappole del vendibilità, cosa è vendibile e cosa no. Anche lui è figlio di due culture, perché comunque padre ebreo, no? Emigrato in America, e quindi forse in un certo senso lui ha visto in me anche questa cosa qua, e quindi mi ha trasmesso. Di non pensare che il mondo è fatto con i muri, cioè, quindi il mondo è talmente complesso e contaminato. E mi ha dato anche una cosa che secondo me è quella di chiudersi in sé ogni tanto per riflettere su quello che si fa, perché lui a volte ha cominciato facendo il fotoreporter, poi ha smesso, poi ha fatto la moda, poi ha fatto il ritratto, poi è tornato. Cioè, voglio dire, di non fare
Continuare a fare lo stesso lavoro, Vincente, che hai fatto, avere il coraggio a un certo punto di chiudere dei cicli per aprirne di nuovi. È chiaro che ho paura, ma la paura è una cosa anche sana, secondo me, cioè, ti fa sì, e credo qualunque progetto nuovo, importante, in cui vuoi lasciare il segno, ma a livello proprio di pensiero, non il segno a livello solo estetico, ti fa paura. A me fa paura, perché la paura non è una cosa che vivo male. Visto che volevo parlare della schizofrenia dell'uomo, ma la schizofrenia vuol dire perché ho pensato al Mediterraneo e che adesso purtroppo è un cimitero contemporaneo e bisogna ragionarci su questo, però è anche un bellissimo un punto di connessione tra tante culture. Faccio due video di installazioni dove porterò l'acqua del mare dentro queste vasche e li farò nere praticamente col petrolio e farò galleggiare degli elementi dentro. E questo è un segno molto forte in realtà. Io avevo fatto un progetto sui miti greci dei video, e il Mediterraneo sempre è Grecia. Avevo fatto un lavoro sul Made in Italy, sui ragazzi nati in Italia, no? Sì, lo conosco. Intorno al mare, e quindi anche quello. Volevo fare un progetto come fosse una specie di collettiva, ma fatta da solo artista. E quindi non voglio una mostra filologica. Mi interessa questo anche, dare un linguaggio nuovo, di non dare una fluidità. Voglio, se parlo di schizofrenia, che sia schizofrenica anche la mostra. Made in Italy è un progetto che io ho fatto, un'etichetta per ogni scatto di questi ragazzi, no? Che va attaccata a lato. I cinesi, il coreano, il giapponese, l'indiano, cioè, sono tutti nati in Italia, e questa è la cosa interessante, perché sai che si parla sempre dei 3F, fashion, furniture, food, ma non si parla mai del futuro del fanciullo. Lo voglio fare una mensola lunga lunga, e questo è come se tu vendi un prodotto. Solo fotografia, io non uso neanche Photoshop. Per me è importante la progettualità prima. E questo anche parla di violenza sulle donne in realtà. Quando decido prima il tipo di textured che vado a usare, perché so come rifletterà con la luce. E quindi io decido già prima di scattare, se metto il quarto di lattice avrà una luce che riflette rispetto alla calza, la violenza sulle donne, quindi la mascheratura come fosse un burka, ma è un burka moderna, il divaricatore che si usava per far abortire le donne nel periodo storico. Quindi è veramente che diventa un'arma che è puntata su di sé, perché mi interessa che abbiano delle simbologie lì. Anche una bionda, quindi anche un occidentale, è comunque soggetto di questa violenza. Beh, è bella la vita. No, è vita. Non so se è bella o brutta, ma è vita, è vera vita, secondo me. Perché, io non so se sono un artista, però so che mi metto in gioco sempre, quindi non so.